A tutto campo buonasera, scusate il ritardo, diciamo così, 20.15, non al consueto appuntamento delle 20, andremo avanti fino alle 21.15 stasera in via eccezionale, insomma c'è stato un, uh, un ritardo uh, non imputabile naturalmente a chi conduce e a chi è dietro le quinte, che salutiamo in regia, che possono mostrarci sulla totale invece. E I nostri ospiti che erano puntuali alle 20, Massimo Taffarelli, buonasera Massimo. Buonasera. E Antonino Leblasi ciao, ciao Massimo, buonasera a tutti. Ma l'importante è che ci siamo, siamo per, da qui alla prossima ora per mostrarvi immagini e raccontarvi un po' di cose. Raccontarvi cosa? Beh, insomma, che continua ad essere ritardatario il numero 3, 3 punti a Trieste, perché la Triestina non vince e invece parlando di numeri, 37, dopo 37 turni di imbattibilità in campionato, cade il Torviscosa e arriva a 10 vittorie consecutive la Juventina e poi il mercato, arrivano i nuovi giocatori e sono subito decisivi, pensiamo a Monnels della Gemonese, mercato invece che servirà al Pordenone a quanto pare perché le continue sconfitte chiamano e eh, sembrano implorare rinforzi in eh, fase di mercato. Insomma, tutto questo da discutere con i nostri ospiti qua da tutto campo, ma eh, non perdiamo tempo perché dobbiamo concentrarci subito sull'eccellenza e la promozione, poi sul finale parleremo di Serie D e Lega Pro. Allora, partiamo dall'eccellenza guardando cos'è successo in questa penultima del girone di andata, guardiamo la eh, grafica, Charlis, Gemonese 2 a 2, Cordenon-Schions 1-1, ISM-Gradisca-Virtus-Corno vince la Virtus 2-0, Oltre vittoria sul finale del tricesimo per 2-1, la Manzanese batte la San Vitese 3-0, l'UFM in trasferta batte il tormezzo 3-1, vittoria, altra vittoria pesante in trasferta, dell'Uminiaco sul Vesna 1-0, Zaule-Torre 1-1. Classifica finale eh, dopo la quattordicesima giornata, 37 UFM Charlins Muzzane si stacca 35, ha raggiunto il Vesna al Cordenosa a 28, Manzanese 21. Poi vedete eh, il quadro completo in zona salvezza: ISM 14, Gemonese 11, Torre 10, oltre staccata a 5 punti. La vittoria più importante: il risultato più importante della giornata qual è, Taffarelli? Ah, secondo me il pareggio della Gemonese-Charlins. Il Charlins l'ho visto domenica scorsa a e mi ha fatto una grande impressione, non avrei mai pensato che potesse pareggiare solamente con la gemonese. Bravo perché e... mi, dai, mi hai dato là a quello che è il primo argomento, Insomma, poi ne discutiamo anche con Antonino De Blasi, ma visto che ha parlato del risultato più importante sembra che l'avessimo pensato però così, <ride> ma non è così. Charlins Muzzane e gemonese, partiamo con le immagini, sintesi. Con le riprese di Michael Nobile, Cernini, Smuciane, Gemonese è arrivato. Monnels in giallo-rosso, e l'ex attaccante del Brian si fa già sentire subito all'inizio con una perettoreazione sulla destra poi viene murata la conclusione di Tocchetto e poi bloccata da Peressini, ma rivediamo subito l'impronta sul match del, dell'attaccante Bomber Monners troverà il gol prima però gran parata di eh, Tusini su eh, questa botta col destro di Moras davvero un intervento spettacolare del portiere ma attenzione a questa azione in attacco il Charles Moussane cross di Salger fermato ripartenza di Tocchetto Fantastica, vola via l'attaccante, l'ex azzanese continua, poi cede palla a Mones, trova lo spazio per il tiro e poi da lì la botta col destro, battuto per Essini... Mones graffa subito la sua prima gara con la gemonese e fa gol alla capolista Charlins Muzzane che però perderà il primato proprio a causa della gemonese. Reclama un rigore che non c'è il Charlins, si lascia andare troppo facilmente in area. Un attaccante e dall'altra parte Tocchetto invece che inciampa su eh, se stesso. Nulla di fatto fa bene l'arbitro, ma arriviamo al gol del pareggio del Charlins, lo sigla Paravano, 1-1, con questo gol che andiamo subito a rivedere e in area trova la conclusione col destro, trova l'angolino e quindi il Ciarlins Muzzane pareggia e poi attacca, cerca con insistenza il gol con Fabbro ma non trova la porta di Tusini. Il Cerlins però troverà un calcio di rigore concesso da Turno di Pordenone per atterramento su Saccher. Dal dischetto non sbaglia Fabbro. 2-1, rimonta completata del Cerlins Muzzane che cerca anche il gol della sicurezza. È sempre Fabbro, ma custodisce Tusini. Non è finita la Gemonese sta attaccando e eh, su questo pallone proveniente dalla sinistra per non è perfetto e Tocchetto sigla il gol del definitivo 2-2. Esce Monnels, ottimo impatto per lui nella Gemonese sul finale ci sarà l'arrembaggio dei ragazzi di Birtic. Prima Mini salva la squadra di Pittilino con questo intervento in scivolata e poi invece ci penserà Tusini. Il Cernin spareggia e perde così il primato. Insomma De Blasi, passo falso diciamo così della squadra del presidente Zanutta? Sì, è un passo falso. Come diceva prima Massimo, era un po' in attesa eh, questo, questo stop del, del cianodismo Zane. Anche perché nelle ultime giornate no, aveva dato vita a una rincorsa che l'aveva portato in testa la classifica. È chiaro che in questa situazione è un passo falso che spiega, spiana in questa settimana la strada all'UFM che è andata a vincere a Tolmezzo. Ecco, la Gemonese eh, benedice l'arrivo di Monnels. Quanto gli serviva Taffarel? Un attaccante così, quanto gli servirà un attaccante così alla Gemonese? Ma sicuramente per le caratteristiche fisiche di Monnels, la Gemonese sicuramente troverà beneficio perché è un giocatore che a livello fisico ha qualità importanti. E penso che soprattutto nella ripartenza, perché quest'anno io non ho visto la Gemonese ma posso pensare che le ripartenze sono fondamentali per la squadra di Pitilino e lui è il giocatore giusto probabilmente. Lui è il giocatore giusto, abbiamo visto però come corre via in occasione del gol mentre qua le immagini si affermano sulla rete di Paravano, uno dei giovani del Cerlisse Muzzane. Forse per un rigore anche generoso, ma al di là di questo, De Blasi, abbiamo visto come corre via Tocchetto. Eccolo eh, qua. Forse, che la legge forse ce lo propone. in chiave, mercato l'acquisto la di Monels, forse completa, diventa la spalla, la buona spalla per Tocchetto, che almeno in questa prima fase di campionato è sembrato abbastanza isolato lì davanti per la Gemonese. Charles Munzano UFM. La lotta è fra loro due, ormai abbiamo capito perché il Vesna oggi è caduto ancora, quarta sconfitta consecutiva. Abbiamo anche il gol di eh, Nardella: prima di soffermarsi sulla preziosa vittoria dell'Uminiaco e quindi concentrarsi sulla parte destra della classifica. Chiedo alla regia di pescare appunto il gol vittoria eh, delluminiaco vesna Ecco, si può dire che ormai con questa sconfitta è evidentemente corsa due. Erano all'inizio De Blasi, però. Beh, diciamo che la sorpresa Vesna ha finito di sorprendere ahimè. nelle ultime cinque partite un solo punto, e nelle ultime quattro giornate, quattro sconfitte. Molto probabilmente, non dico che qualcosa si sia rotto, ma forse è arrivato un po' con il fiato corto in questa parte del campionato e forse sta pagando dazio del Mestre. Questa, questa è una parata, è eh, quella che abbiamo visto, se Mondes è un buon arrivo per il Cernismo Zane del Mestre lo è per il Lumignacco, è una parata decisiva in quel di Santa Croce dopo il pallonetto di Nardella che vale l'1 0, poi è lui a custodirla con questo intervento, la vittoria Taffarel del Mestre è un colpo. Il mestre è sicuramente giocatore di categoria superiore e lo dimostra sicuramente in queste parate qua che un giocatore come lui può dare una mano importante con un portiere così è difficile avere in categoria E quella parata lì eh, eh, vale, vale punti eh, Vale, vale, vale punti, sì, vale, molti, vale punti preziosi contro una squadra che è sempre difficile da battere che però, appunto, diceva De Blasi, non è più una sorpresa possiamo dire che è in crisi il Vesna? Cioè, I numeri in questa fase del campionato dicono, ahimè, questo, anche se eh, dobbiamo parlare della eh, rivelazione Vesna, più che sì, altro, e sì, sì, questo beh. non lo dovremmo dimenticare. È una classifica fantastica assolutamente, eh, non era prevedibile. Eh, tra l'altro, credo che abbia fatto dei record che sarà difficile da eguagliare. E comunque, in questa fase del campionato, una, una flessione non era ipotizzabile per come stava andando il suo campionato, anche se io dico. Guardando la classifica di adesso, cioè le prime quattro posizioni, cioè all'inizio dell'anno io avrei puntato su questa classifica qua, primo Monfalcone, secondo Charles terzo, quarto Vesna, assieme a Cordenon, quindi rispecchia le rose delle squadre. Eh. Questa è la non classifica corretta? Di... Di sorprendente? Assolutamente di no. No Massimo, dic me. diciamo che... Beh, la quattordicesima di andata insomma, no. ha un significato. questa Ha no, Un significato e eh. sicuramente rispecchiano. abbiamo sempre detto che il Vesna è una delle squadre meglio assortite nel giusto mix tra giocatori esperti e, e giovani. È chiaro che questa è una classifica che sorprende, credo, prima di tutti il Vesna stesso e i dirigenti del Vesna stesso. Um, ottimi risultati e un po' di entusiasmo che sicuramente hanno fatto in questo inizio di campionato la differenza. L'Uminiaco va a 16 punti. È una squadra che probabilmente ha tutto per salvarsi, però questa vittoria intanto dà ancora più fiducia. Ma secondo te, De Blasi, davvero l'Uminiaco deve pensare a salvarsi in questa eccellenza Ma, qua. Eh, Credo che lo diranno le prossime due o tre giornate, nel senso che se eh, Del Mestre è il portiere che tutti conosciamo, porterà, a mio modo di vedere, molti punti eh, nelle casse del Lumignac. Lumignac che poi forse è un po' deficitario in zona gol e pare che qualcosa si stia muovendo anche per quanto riguarda l'arrivo di qualche attaccante. Un attacco mercato che sicuramente ha già lasciato un da farell dovrebbe darci qualche chicca di mercato stasera eh, nell'arco della tra... hai, hai qualche hai qualcosa da, da proporsi o no stasera? Uh, no, in eccellenza no, magari in altre categorie. In è eh, vola alto ormai massimo. Eh, anche eh. Tafarello, eh, perso la franzone. Eh sì, ormai... Loro, non più. loro sono per altre categorie ormai eh, eh, okay. volano verso altre vite. Ho detto, fa, fare una battuta, se Tafarello mi può parlare di eccellenza promozione, allora chi, chi può parlarne? Scusa. No, ho fatto di campionati. Sì, no? ho fatto tanti campionati in questa categoria qua, <ride> però ultimamente... Ne, porto Purtroppo le sto seguendo di meno, però conosco. è sempre uno, uno ben informato. Eh, bravo, no, ecco. quello ci mancherebbe. Immagino. Dobbiamo parlare eh. di altri record. Dicevamo prima parlava di numeri, arriviamo fra pochissimo Torviscosa Juventina perché è la. E' la vittoria di giornata, quella di Ventura che arriva a 10 vittorie consecutive, ma voglio chiudere davvero la parentesi eccellenza, sto fermando ancora un attimo in, eh, per quanto riguarda la zona retrocessione, Quattordicesima di andata, c'è un percorso netto della stagione De Blasi, in questo momento le hai viste un po' tutte, quali sono le squadre, qual è la squadra lì sotto che secondo te può? farcela, diciamolo, parte l'oltre in questo momento che cercherà di restare in corsa. Torre, Gemonese, ISM, San Vitese, Z... fino al Chion si sono... Guarda, io mi direi che fino a 20 punti ci potrebbero stare dentro tutti, con molte, con molte differenze, perché da 14 a 20 punti sono due partite, due scivoloni possono capitare a chiunque in qualsiasi punto della stagione. È anche vero che... La classifica dice che in questo momento è in difficoltà sicuramente l'oltre certo, e poi qualcosa, ok. qualcuna, secondo me ancora non è ben chiaro dietro perché se la gemonese trova il Monners che abbiamo visto a far da spalla... Ma tra quelle lì, che... diciamo, Zaule, Samitesi, SM, Gemonese, ecco, Torre, qual è quella che... Lo è Zaule è la squadra che ancora non sono riuscito a ah, vedere perché mi, è la squadra che mi manca e ahimè... Non la vedrò perché la prossima domenica vedrò forse Palermo Sassuolo. Eh, vabbè, senti, avete capito, fermo un attimo, avete capito come funziona la trasmissione qua. Resterò solo io che guardo tutto, soprattutto i servizi del socio. No, eh. Colgo l'occasione per okay. una breve vacanza in Sicilia vai... per accontentare una delle mie figlie che è tifosa. Pensavo andassi a vedere un'Eccellenza <ride> di... in Sicilia. Può darsi che vada a vedere anche un'Eccellenza in Sicilia, la <ride> follia, sai. Ok, ma dai, dimmi la squadra che si può salvare dai, da... Zaule, Io dico Stem, la Gemonese. A... Dico Giamonese, Giamonese. ci credi? Dopo questi acquisti. Invece, ti voglio chiedere, chiudiamo la parentesi: Eccellenza. Se diciamo che l'Uminiacco deve salvarsi, ha fatto, i... ha fatto punti pesanti, e il Kions cosa deve fare allora? Che ha 16 punti. Il Chions beh, si salva senza ombra di dubbio perché è una squadra di grande qualità. E per il momento sta facendo un campionato forse leggermente al di sotto delle aspettative. Solo però... leggermente. De Blasi dice qualcosa di beh, più. Beh, di... io per esempio, in quelle prime 3-4 squadre che tu dicevi che in questo momento guidano la classifica. All'inizio del campionato avevo ipotizzato eh, il Kions. Credo, non possiamo farci influenzare dal terzo tempo che hai fatto? Assolutamente no, loro lo sanno quanto gli posso voler bene, però sicuramente meritavano in questa, in questa fase della stagione una classifica migliore diversa, per gli diversa. sforzi che avevano fatto. Per... Antonella lo, lo pensavo anch'io. Però dopo, vedendo gli ultimi acquisti che ha è fatto: è che tu non ti fidi tanto dei tuoi <ride> amici, eh, per quello. <ride> no, gli ultimi acquisti <ride> che ho visto del Corde Neons noi ci siamo visti in una festa fra amici a metà luglio, fine luglio gli ultimi acquisti del Cordenons hanno fatto sì che potessi pensare che il Cordenons potesse fare qualcosa in più sicuramente il Chions dovrebbe avere qualche punto in più fare le prime quattro no ma a ridosso di loro sicuramente comunque non, sì. rischia, non rischia nulla anche se è meglio sempre guardare adesso ah, più che guardare avanti deve guardare dietro il Chions oggi questi sono stati i risultati di questa la classifica, facciamo il punto invece su, per quello che riguarda la promozione e, e partiamo dalla promozione Girone B perché oggi c'erano scontri pesanti, c'era lo scontro diretto. Gonars batte Aurora 1-0, Cervignano Cormonese 1-0, terza vittoria consecutiva di Scarella alla San Giorgina 2-0 con San Giovanni in trasferta. Muggia pareggia con San Luigi 0-0 0-0 anche tra Torreanese e Costa Lunga ed eccoci qua scontro diretto Juventina batte Torviscosa 3-1 Trieste-Sevegliano 2-1 Vannatisone-Ronchi 1-0 questo importante per la zona salvezza la vittoria della Vannatisone Torviscosa 33 San Luigi 32 e Juventina 31 è arrivata la Juventina ormai una classifica cortissima un campionato vincente in zona eh, retrocessione Balzo del, della Valantesona che raggiunge quindi Ronchi a 11 punti, lascia ferma 9 la Cormonese, continua un periodo difficile per la squadra del Presidente Scoccai, una neopromossa che in questo momento eh, era partita anche magari col piglio giusto, ma eh, di certo novembre-dicembre eh, molto molto critico. Questa è la promozione Girone B, se la Regia è d'accordo farei una piccola pausa poi direi ai nostri telespettatori che stare fermi lì, poi le immagini dello scontro diretto Torviscosa-Juventina sono da tutto campo, fra poco. Rientrati dalla pubblicità, ancora tutto campo, il calcio Dilettanti sempre di scena nella nostra trasmissione, sempre con le immagini naturalmente. Avevamo iniziato Torviscosa e Juventina, non potevamo mancare a questo scontro diretto che ferma l'imbattibilità in campionato del Torviscosa di Carping, Aveva perso solo i playoff con l'Oltre, per il resto era 37 turni che non perdeva. Questo campionato, naturalmente, era imbattuta. Ma continua soprattutto la corsa incredibile della Juventina. Simone Fornasiera. Il Tor Viscosa non perde da 37 partite. La Juventina ha vinto le ultime nove. Questa sfida, no, non si gioca in Eccellenza, ma si gioca per l'Eccellenza. Zienna che cambia ancora il gioco: c'è la sponda buona, può intervenire Gerometta che prova con un pallonetto a superare il portiere. Anzi, era Candotti. Godias e Veneruz, forse per uno schema il tocco di Godeas per Veneruz, va con il sinistro a rete. Veneruz al tredicesimo minuto. Il Torviscosa è in vantaggio con la rete di Alberto. Veneruz, forse in posizione di fuori gioco, anzi no, è buona il destro di gropp e c'è la parata andrà lui con il sinistro giolo il tiro respinto palla ancora lì per Dragosalevic tirò rete il pareggio della Juventina Dragosalevic al minuto 27 viene sotto i suoi tifosi il giocatore ex Vesna e c'è un'altra ammunizione, questa volta sì ai danni di gropp Chiedevano addirittura l'espulsione i giocatori, c'è il problema addirittura di caricare il povero Zanutto sulla barella, lo fanno adesso, dovrà necessariamente abbandonare il campo. Zanutto ovviamente il nostro augurio è che non si tratti di un infortunio serio che interviene sul pallone Drago ottimo in favore, il tiro ce l'ha rete! La Juventina va in vantaggio al cinquantunesimo! La Juventina dunque la ribalta già in questo primo tempo. C'è un altro fallo e questa volta va sotto la doccia. Grop È espulso al 52esimo Grop. All'indietro sbaglia ancora, ancora Giolo che è in possesso di palla, Giolo, Giolo, area al tiro, c'è subito la grande occasione, poi lungo lancio, regolare, regolare la posizione, Giolo è da solo il portiere, il tiro re, palo, sembrava in rete la palla, va via ancora sulla sinistra Dragosalevic, area il tiro, ancora fuori, cosa sta mangiando la Juventina? si libera prima del pallone il portiere poi erroraccio, erroraccio di Thomas Buso ancora in avanti il Torviscosa il cross messo in mezzo che errori la difesa Dornic alla battuta della stessa si accendono anche le luci artificiali effettivamente è calata la visibilità sul tonello lunga la battuta prova il colpo di testa e c'è la rete la Juventina 32esimo Juventina 3 Torviscosa 1 probabilmente la chiude qui la squadra di Sant'Andrea il cross ancora ma copre la difesa mette il fischietto in bocca, c'è il tiro ha rischiato il 3 2 e proprio qui si spengono le veleità del Torviscosa che vede la Juventina conquistare la decima vittoria consecutiva il Torviscosa cade dopo 37 minuti il finale a Torviscosa Torviscosa 1, Juventina 3. Le immagini parlano chiaro eh, dello spettacolo che c'era oggi a Torviscosa, al di là dello spettacolo in campo. Io partirei, se siete d'accordo De Blasi, dallo spettacolo in tribuna. Questa Beh, Juventina è piena di colore. Un bel pubblico. Il giusto entusiasmo per una classifica che dice che la Juventina... E tra le prime tre, voglio dire che forse il Torviscosa sta perdendo qualche certezza, è chiaro, è la prima delle sconfitte, però sentirà il fiato sul collo del San Luigi e della stessa Juventina che ha fatto veramente una bellissima figura in casa del Torviscosa. Ha fatto una gran figura, credo, e eh, Taffarel, se fossi il Torviscosa io avrei paura della Juventina, perché quando hai un seguito simile... Eh, vuol dire che c'è una società che ha una voglia enorme, ha un pubblico, c'è una piazza, un paese che ha voglia di eccellenza. Ti farebbe paura a te questa componente? Beh sì, eh, anche perché io ti dico, eh, io l'ultimo anno ho fatto da calciatore, ho giocato contro la Juventina, ma non mi ricordo un pubblico così... Così numeroso e il fattore tifo è una cosa sicuramente importante perché una cosa così è difficile da vedere. Una, una partita sicuramente di cartello, ma non è una finale, e, e quindi conta molto, conta molto anche il tifo da parte dei sostenitori. De Blasio? Sì, erano. Forse una delle possibilità che aveva la Juventina di agganciarsi al treno delle prime e devo dire che l'ha assolutamente sfruttato, e adesso la Juventina credo sta facendo bene, si diceva di dieci risultati utili consecutivi, quindi potrebbe continuare in questa striscia. È chiaro che di mezzo... Dieci sono tanti. Esatto, però c'è di mezzo come al solito lo stop di Natale bisognerà riparlarne. Eh, intanto, intanto se arriva 11 e domenica c'è il San Luigi, penso che più di qualcuno ormai Torviscosa San Luigi debbano fare la sensazione eh, bene i conti con dico spazio. la sensazione guardando le immagini che la Juventina ha fatto veramente bene mettendo alle corde un pugile suonato, cioè almeno questa era un po' l'impressione del del Torviscosa oggi. Il Torviscosa che si è solto dopo Abbiamo sentito che Forna sera ricordare questo numero enorme, non perdeva mai, è una squadra dai, dai grandi nomi, Taffarel. Eppure oggi non è bastato. Quanto pesa o può pesare questa sconfitta secondo te? Eh, oggi diciamo che la Juventina ha dato una prova di forza, anche dalle immagini si vede che ha vinto meritatamente, ha avuto parecchie occasioni. Però mettiamo in conto che siamo a inizio dicembre, quindi per arrivare a fine aprile è ancora molto lunga. Sì, sì. Sicuramente sì. Però è una fittura importante che, come ho detto, è una prova di forza eh, della partita della Juventina. Assolutamente sì. sì. Ti dà morale e ti conferma, o meglio, eh, ti dà certezze alla Juventina, De Brasi. Credo che adesso abbia capito che con Sepulcri, forse rispetto agli altri anni può competere davvero per il primato? Ah, direi proprio, proprio di sì, perché la sensazione è, guarda, io ho incontrato proprio Sepulcri, nelle prime giornate noi andavamo a giocare a Vesna, loro andavano verso Trieste ed erano in un, un momento difficile, un sì. inizio complicato, cioè dieci giornate, cioè, ed era credo da proprio la quarta, esatto, da lì credo che sia svoltata la stagione, la stagione della Juventina, credo da, è una delle squadre delle quali... Bisogna sicuramente guardarsi, e oggi mi dà l'impressione di una squadra che ha veramente tanta roba e tante frecce nel proprio arco. Cioè, gli attaccanti bravi. E oggi parliamo anche Palermo che sta benissimo. Fornasiere che ha fatto una no, cronaca, ha sempre detto nei nostri studi: insomma, il Torviscosa è la squadra che vincerà il campionato. La domanda che faccio io è: a questo punto: ma può perdere un campionato il campionato Torviscosa? Cioè, o come potrebbe perderlo? Secondo me, è una squadra che. Ancora oggi dico che secondo me è troppo forte rispetto agli altri Può perdere l'Otafarello? Veramente potrebbe succedere? Ma ah, tu dici che è troppo forte Vedendo queste immagini qua avrei qualche dubbio su quello che dici tu Però io ti Però dico Però può essere anche una giornata Ma no infatti io, io, io sono tanti anni che non seguo la promozione Ma vedo mh, questa parete qua, queste immagini qua Dico che la... Juventina ha preso sotto Torviscosa dopo, sì, da un certo, eh... momento in poi, eh... Eh, certo momento in cui eh, Torviscosa è rimasto anche in 10. Ecco. Certo, questo la sicuramente... non so... Ah, beh, è vero, è vero, se la scuole sì, groppa. Però se ne ha vinta 10 consecutivamente. La Juventina le, le qualità le ha, sicuramente Adesso la Juventina manca solo una cosa: che facciano le immagini? Eh, questo credo. Per a tutto che, campo, eh, con un pubblico che no, così che non è poco, che non è poco. Con, no? un così, credo, con un pubblico così, credo che ci siano eh sì, eh, a, cose eh, da, eh sì. a cose da testimoniare. Quando si gioca per vincere, penso che anche la visibilità abbia Beh, una sua parte. piacere logica, di, vedersi, no? di rivedersi, di rivedersi. Eh. Eh, Presidente. Eh, abbiamo fatto i complimenti, non apposta. Eh. <ride> no, Vabbè, no, oggi li sono no, tutti meritati. Sono tutti meritati, assolutamente. Promozione, girone B con Juventina protagonista in terza in classifica. Vedete, primo il Torviscosa, secondo San Luigi, terza la Juventina, E noi vi lasciamo senza immagini del San Luigi. No, anche se ha fatto 0-0, facciamo vedere in copertura perché una battuta sull'altra grande di questa categoria ve la concediamo. Ieri giocava al derby col Muzza 0-0 il risultato finale e vedremo le occasioni le ha avuto il San Luigi eh, fermato da Jugovac, ma anche il Muzza. È una squadra che eh, come la posizioniamo? L'incomoda è il San Luigi o la Juventina? Guardi, io sinceramente, tu lo sai, forse in una delle prime giornate, difatti, la prima battuta che ti ho fatto oggi sulla, sulla vittoria della Juventina a della Torviscosa è che questa vittoria più che altro toglie certezza a Simone Fornasiere, nel senso che lui ipotizzava no, una. Uh, una vittoria del, del, girone, del girone di Gran Lunga il Torviscosa lui la reputa più forte. Devo dire che lui vede molte più partite di me di, pro, di promozione. Una fish io l'ho puntata da subito sul San Luigi, Su San Luigi. perché comunque squadra e squadra che per struttura, per organizzazione, sicuramente merita l'eccellenza. Adesso c'è un terzo incomodo che si chiama Juventina, è chiaro che se. E San Luigi non riesce a vincere col Muggia, se Torviscosa prende tre gol in casa con la Juventina, eh, tutto si no, può no, rimescolare. No. E bisognerà vedere alla ripresa del campionato cosa succede. Le immagini che abbiamo visto grazie al San Luigi: eh, questo pareggio col Muggia 0-0. Uno stop sicuramente da Farel. che eh, sulla carta non doveva esserci. no? Quello del San Luigi, muzza 12 punti in classifica. Un derby è sempre un derby, quindi giocare il sabato se non sbaglio. Sì, giusto? sì, in anticipo. Ha giocato ieri e quindi un derby, il pareggio. può Ha starsi. perso, perso che un'occasione però poteva essere primo stasera certo, a San Luigi, eh? Certo. E quindi questo pareggio sicuramente non è Un, ben un visto. punto avanti, un punto avanti. Sì. Eh, si gioca anche per il titolo platonico, ma che ha sempre il suo significato di campione d'inverno. Al momento ce l'ha sempre eh, il Torviscosa in mano al primato, dall'altra parte, nell'altro girone in promozione eh, A. Il Rivignano torna a vincere, si era interrotta invece la sua serie di 8 vittorie consecutive. Torna a vincere con l'ultima della classe testacoda, vertiginoso, troppo vertiginoso per il sesto Magnarola, che perde 6-0. Fiume Veneto Mannia, Prata 2-1, Briante Oro 1-0, il Flaibano batte il Flumigliano 3-2. In rimonta Marco Rossi, Max Rossi e Namio, i bomber, tutte le frecce che aveva Pizzolito le ha potute usare. Pravisdomini batte Bannia 2-1 e anche Pravisdomini vince una vittoria molto preziosa, Fagania battediniano 2-0, Realese battediana 2-0, del Rivignano abbiamo letto vittoria della SPAL su Porcia per 1-0, questa invece certifica un momento non positivo per il Porcia. Che infatti ha 20 punti in classifica, la squadra che di solito naviga per i playoff è un po' distante. Mentre in testa c'è Rivigliano 31, inseguito da Pravis Domini, Flaibano 27, Fiume 26 e in zona playoff continuano a starci Fagagna e Brian. Insomma, una promozione gironea sicuramente a vincente. Oggi ha perso lo scontro diretto il Diana con la. Eh, Reanese e infatti si è creato un vuoto, guardate la Spalla 17 con, con un bel gruppo, sotto c'è Diana Litz, 13, Reanese 11, Teor 9, Sesto Bagnarola 7. Il Teor che ha giocato il derby, chiamiamolo così, sicuramente una sfida tra vicini con il Brian, era difficile sulla carta che vincesse, però possiamo dire, adesso vi mostriamo le immagini, che ha creato qualche occasione, ha dato qualche di qualche problema ai bianco azzurri di Verri che colgono il quinto risultato utile, il sesto risultato utile consecutivo. Vediamo. Il Brian non ha tempo da perdere, deve solo vincere per continuare la corsa il Teor, però ha bisogno di punti. Romito, calcio di punizione, la mano in barriera, l'arbitro fa proseguire le proteste del Teor, poi su punizione l'unica emozione del primo tempo con Rizza che va a colpire la traversa, rivediamo il sinistro di Rizza, pallone sulla traversa e poi fuori. Il Brian non riesce a far paura al Teor nel primo tempo che lo controlla, poi nella ripresa palla in area, le proteste per quello sto fallo presunto su Dotto che cade a terra, ma ancora l'arbitro non prende provvedimenti, il Teor reclamerà più rigori. Mentre i bianco-azzurri riverri attaccano, Tardivo ci proverà col destro, Ponte la deviazione è sul pallone calcio d'angolo per il Brian, isteri di testa, 1-0, Brian Teor in vantaggio ai padroni di casa con il primo gol del nuovo acquisto in arrivo dal Chions e subito isteri al Brian ed è questo il gol decisivo, mentre la squadra di Davi prova a recuperare, come ci mostrano le immagini di Mario Benedetti, ancora proteste su questo presunto fallo di mano di Tardivo, esce L'uomo che decide l'incontro. Isteri arriva a Precenicco e timbra subito il cartellino. Questo eh, Brian è già suo. Mentre eh, poi ci sono gli spazi per Cotrufo che attacca pallone per Piazza Inter, destro. Palo pieno e poi il pallone se lo ritrova lì. Picci potrebbe chiuderla il Brian. invece sul finale fa paura il Teor, traversone dalla destra. Lavarone non perfetto. Comunque la passa liscia. Ma attenzione, c'è ancora Teor sul finale le proteste per questo mucchio in area, cadono a terra Consorte e Zago, ma l'arbitro ancora una volta non fischia nulla, difficile sbilanciarsi certo è che c'è stato più di qualche episodio dubbio per questo Teor, anche un po' sfortunato, sul finale Cotruffo non trova la porta Poteva essere il gol del 2-0, ma ancora Teor, c'è questo fallo di Lavaroni netto, ma secondo L'assistente c'è fuori gioco, ecco le immagini, certamente la posizione di partenza è regolare. Non ci sono né rigori né punti per il Teori, Il Brian continua la sua corsa, playoff: vince 1-0. Brian che vince, ne parliamo dopo. Parliamo dopo. Chiudiamo il discorso, promozione girone a dobbiamo mostrarvi anche lo scontro. Diretto di bassa classifica tra Reanese e Diana. Lo facciamo dopo la pubblicità. Piccola pausa e poi torniamo con A tutto campo. Ultima parte di A tutto campo, ancora immagini, sempre in promozione. Girone A, eravamo a Reana perché. Dava in scena questo scontro salvezza reanese Diana, vince 2 0 la squadra di casa nel segno di Juanello. Immagini. Scontro salvezza reanese Diana, la reanese vince con merito, gioca e ha la meglio su un brutto Diana. Prima occasione, il sinistro di Nadalutti sfiora il palo. Ci prova Iusa direttamente su punizione, calcio in porta, De Giorgio respinge. Attenzione a questo episodio, Juanello di testa si prolunga il pallone, approfitta dell'errore difensivo del Diana e poi apporta praticamente sguarnita sigla il gol del vantaggio, 1-0. Rivediamo l'incomprensione tra De Giorgio e Shawli. Poi Juanello da lì non può sbagliare, Reanese in vantaggio, Reanese che come abbiamo detto gioca meglio e si permette anche qualche bel numero, come questa Veronica con tanto di doppio tunnel del numero 10 Roberto Cecconi, davvero. Complimenti, che bella giocata. Ma passiamo alla ripresa. Primo episodio dubbio in area, l'intervento eh, difensivo di Pecoraro. Lascia giocare l'arbitro, poi invece decisivo il recupero di Di Giusto a spazi la Reanese, ma si vede anche il Diana con Carnelos che eh, va in affondo, Comelli lo ferma, viene solo ammunito. Poi ancora Carnelos non trova per poco il gol. Attenzione ancora alla Reanese, tiro sporco, ma mai... In posizione regolare c'è il solito Juanello che salta facile De Giorgio e mette in rete 2 0, come vedete tenuto in gioco ancora da Shawli. Giornataccia per lui, giornata invece da ricordare. Per Juanello doppietta, poi ci pensa Zurini con un grande intervento a custodire la porta di un arianese che sul finale ha due occasioni per siglare anche il 3-0 con Cecconi che sbaglia. C'era anche un fallo di mano in precedenza e poi l'ultima occasione per Nadalutti. Ma basta così, vince l'arianese con merito. Ve lo fate rivedere il numero di questo numero 10 della Reanese Ceconi che eh, chiedo alla regia di riproporlo perché sono quelle immagini che... Eh, un bel colpo, no? Non comune. Taffarelli ipotizza molte visualizzazioni <ride> su YouTube. Un numero da YouTube, di voi <ride> assolutamente. Sì. Prover proverò a caricarlo e poi riproporlo sulla no, nostra parte. Se non sbaglio, ha Facebook, fatto il primo fai. tunnel in Veronica, sì, eh. sì. è roba da video e siamo, siamo sud sud sudamericani lo... e, e indietro. Nerie brasiliana. E infatti, è prima l'immagine de bisognerebbe del non titolarlo, ecco. Non bisognerebbe non titolare reanese re re Diana per indovere, dove succede, no? chiaro, chiaro, eh, chiaro. perché ecco, <ride> restiamo <ride> sulle immagini che facciamo prima, così vi eh, guido io. Eh, queste sono giocate efficaci, no? perché il, eh, servono i gol come questo di Guanello. Però queste invece sono quelle che divertono. No? In una partita serve anche questo. ci so, rivediamo, certo. Eh, guarda, Bellissimo. lì allora, ha fatto una gran giocata e eh. poi. Non succede niente perché gio fa la gioca in profondità, poi recupera il difensore, ma davvero una gran giocata. A proposito di belle giocate di numeri, eh, chiedo a Francesco Zilli che in regia se abbiamo delle parate, perché ero in debito la scorsa settimana, ci sono state un po' di eh, parate davvero notevoli mm. che poi ci danno il eh, lancio per andare eh, in Prima Categoria con i risultati, e mi, stavo, eh, mi sto riferendo a alle parate di Romano. Portiere dell'Isontina che la scorsa settimana poi l'avevamo recuperate, volevamo proporle, perché è stato sicuramente protagonista di un paio di interventi molto, molto interessanti. Che non avevamo nel nostro gioco delle migliori parate perché siamo arrivati in possesso dopo, ma almeno una poteva sicuramente entrare in, in compilation la, la prima in particolare eccola qua, eccola qua questa è la parata sicuramente che, eh, che, mi, eh, che mi interessava mostrare questo è un grandissimo un grandissimo riflesso eh, e poi questo è più spettacolare eh, oggi però intanto la fulgor ha ancora vinto la Lisontina ha battuto la fuggula 1-0, quindi porta ancora in violata. Le immagini eh, le, eh, le vedremo, le vedremo sicuramente nelle nostre trasmissioni. Guardiamo allora il quadro completo della prima e poi passiamo invece alle grandi alle categorie interregionali e alla Lega Pro per un commento finale. Prima categoria del girone A rapidamente. Ecco qua il Casarsa vince ancora, non si ferma più Casarsa, batte il Barbeano 1-0. Corva Sanquirino 2-0, Mariago Libero batte Canova 2-1, Codroipo torna alla vittoria, batte Valeriano 3-1 Unio Pasiano Gravis 4-0 Vaiont Valenoncello 2-2, Camino batte Virtus Roveredo 6-0, Vivai batte Rivolto 4-2 classifica, in testa Troviamo naturalmente Casarza 34, il Corva 30, poi staccato Luneo Pasiano a 26 in fondo alla classifica, rivolto San Quirino 14, Valerio 13, staccatissima a fine andata la Virtusa, 3 punti. In prima categoria, il Girone B, abbiamo detto di questa Fulgur che batte, che perde con l'Isontina, San Danielese batte ancora 3-0, Faulgis, Tarcentina 5-1, si conferma il Faulgis, Buiese, Santa Maria 2-0, Isontina abbiamo letto, Ragonia, Caporeacco 1-0, Real, Udinest, Cassacco 1-1, Real, La Lavarian 1-0, Martignacco, Rive 1-1. Classifica, Real sempre in testa ma è calato, questo pareggio lo dimostra, Fulgor 27 non ne approfitta, ma attenzione a Fauldis che sale a 25 punti. Poi Risanesi e Suntina 24 in fondo. Santa Maria 13, Martignacco 12, Rive 11, Caporiacco 2. In prima categoria, girone 5, così abbiamo completato il quadro. Mariano batte 1-0, 0-0 tra Azzurra e Isonzo, Breg terzo 4-2, Sant'Andrea batte Domio 2-0, Sistiana batte Turiaco 3-2, Pro Romans batte Gradese 2-0, questo è il risultato più importante, Primorez Sovodni 1-0, riposava il Muglia. La classifica quindi sconfitta da Gradese, il primo posto se lo prende Sistiana a 30 punti, poi Gradese raggiunta dal Primorez a 28 e anche il Breg lì a 26. In fondo alla classifica Muglia 10, Terzo 9, Turiacco 8, Azzurra 6. Questa è la prima categoria, ma è il momento di andare a chiudere la nostra trasmissione in fase di commento sulla, sui risultati della Serie D e sui risultati della Lega Pro eh, con i nostri ospiti Massimo Taffarelli e Antonino De Blasi. Subito una battuta sulla Serie D, su quello che è successo oggi: il Padova riconquista il primato perché l'Arzeliano Campo batte l'Alto Vicentino 2-1, vince 2-1 anche il Padova con il Legnago, Claudiense Dro 2-1, 0-0 Fontana Freda Montebelluna, Vittorio Razzacilese in trasferta con Giorgione 2-0, Belluno batte Cras 3-0, Mezzo Corona, -Ripa 1 Ripa 1-0, Union Pro batte Mori Santo Stefano 2-0, Triestina Tamai 1-1, la classifica, Alto Vicentino quindi agganciato dal Padova 35 che riconquista questa posizione. Cresce da Sancilese a 27, quarto posto consolidato. Tamai a 23, il Fontana Fredda a 15 fa un passettino. Kras resta a 10. Passettino che è la Triestina che va avanti a pareggi 7. Abbiamo un titolo proprio a Triestina oggi. Il piccolo titolava in apertura eh, il Triestina contro il Tamai per cercare il primo successo, ancora rimandato, però ancora rimandati gli alabardati perché. Eh, questo conta mai, ci sono stati dei miglioramenti Taffarel in fase di gioco ma il risultato non cambia, solo pareggi e non arriva la vittoria. Quindi, quindi c'è poco da dire. Se non cambiano parecchi giocatori, la Triestina vedo che avrà grossa difficoltà nel proseguo del campionato. Oggi gioca contro il Tamai che è una bella squadra, io li ho visti circa un mese fa contro l'Alto Vicentino, mi hanno fatto una bellissima impressione, probabilmente oggi non era la parata per la Triestina per fare tre punti, però sta passando il tempo e diventa sempre più difficile riagganciare posizioni più importanti, quindi la vedo, la, la vedo dura per gli alla bardate di Trieste anche se la nostra classifica non è proprio esatta è Mori e Nove, Mori e 9 forse. Mori dovrebbe essere a 9 ah, punti, 9 punti, 9. 9, punti sì. 9 punti esatto e Trieste era penultima a 7 no? sì. diciamo De Blasi che c'è bisogno di un successo eh, per dire, perché è inutile girarci assolutamente attorno, assolutamente attorno o vinci sì, assolutamente sì qui siamo di fronte a un malato grave che ha bisogno di essere assolutamente rianimato altrimenti il campionato della Triestina sarà un campionato che dirà che forse in queste condizioni la Triestina può rimanere in Serie D. Il mercato porta a, a Trieste Daniele Rocco, eh, l'ex Monfalcone, l'ex UFM, e Fincantieri, insomma, lui dicevo lì. È l'uomo giusto? Sicuramente in Serie D Daniele Rocco è un giocatore importante, potrebbe essere un giocatore che può dare una grossa mano alla Triestina. Non so se può bastare, è chiaro che gli attenuanti ci sono perché fare squadra a metà agosto non è facile, c'è il cambio del mister, è andato via Lotti. Però, cioè, se vedi la classifica, una società come, Tri, come la Triestina non può stare al penultimo posto perché cioè, è veramente in grossa difficoltà. E' mettiamo. Cioè, è anche da mettere in conto che il mezzo Corona parte da una penalizzazione: sarebbe l'ultimo so, sarebbe, sarebbe eh, la Triestina, è vero. Mettiamo è vero. in conto che è questo. Quindi, i problemi a Trieste sono grossi, spero che possano recuperare questo gap qua, perché comunque sembra una squadra friulana. Il punticino invece può andare bene ad Agostini, De Blasi? Sì, direi che fare un punto al, al Rocco sicuramente era, non era forse nelle previsioni. Tra l'altro, forse la triestina eh, passata in vantaggio, poi ah. la combinata grossa proprio all'inizio del secondo tempo procurando un rigore e quindi sostanzialmente eh, la sensazione è che a Trieste poi le ciambelle in questo momento non riescano col buco, anche se no, mi associo a quello che diceva Massimo prima, che ci sono mille attenuanti e qui da, da qui in avanti bisognerà fare sicuramente di più e meglio, altrimenti... Eh, Bisogna dirla tutta, rischia di essere spacciato la testina. Il primo successo, i primi punti li cercava Fabio Rossito e invece no, oggi la sconfitta col Monza per il, Por, per il Pordenone, classifica, risultati della Lega Pro, Pavia batte Venezia 2-1, Torres batte il Minolefe 2-0, Novara batte la Giana 2-1. Como Batte Arezzo 1-0 Pro Patria Renate 1-1 su Tirol Batte 1-0 Bassano Real Vicenza 1-1, Lumezzana Cremonese 1-1 Vittoria del Monza per 1-0 al Bottecchia Alessandria Ferral Pisarò 2-0. Classifica dopo 16 giornate, in testa Alpavia 33, Bassano 32, Novara 31. Ma noi quello che succede là davanti, ci interessa relativamente poco, naturalmente guardiamo sempre laggiù e continuiamo a dire che si muovono poco perché Albinoleff a 10, Propatria a 12 Lumezzane 14 <coughs> si muovono poco ma il problema è che il Pordenone non si muove 5 punti, Taffarel oggi l'hai visto che Pordenone hai visto oggi? ma diciamo che oggi il Pordenone meritava il pareggio anche se il Monza diciamo che ha dimostrato eh, cioè, di essere una squadra tosta ha fatto gol eh, con vita, al, penso al 92esimo. C'è anche un po' di sfortuna. no? Sì, no, no, effettivamente sì, però è inutile negarlo. Eh, cioè, eh, il Pordenone è in grossa difficoltà e posso capire la famiglia Lovisa che siano effettivamente molto arrabbiati per l'andamento della loro squadra perché cioè, si investe tanto. E vedi un Pordenone che ha 5 punti, ha 5 punti dal da Binal F, che penultimo, è penultimo, c'è qualcosa che non va. E penso che per salvarsi adesso bisogna cambiare più di qualche giocatore. Eh. E, non non e, no e non sarà facile. E non sarà però... facile. Ma bisogna, bisogna cambiare più di qual qualche giocatore, se no così è quasi impossibile salvarsi. È quasi impo insomma, anche tu ripeti una sentenza che è stata espressa, ma credo che lo Visa lo sappia, questo ho anche detto che andrà sul mercato e che non... È che devi veramente beccarli tutti, De Blasi, cioè devi andare sul mercato e riuscire sul mercato a beccare sì, quelli rischio, giusti. Cioè, il rischio non è soltanto di prendere cinque giocatori buoni, ma di ricostruire una squadra, ah. proprio dal punto di vista della, del metterli in campo, innanzitutto, e poi ricostruire, secondo me, una squadra che mentalmente è veramente in grossissima difficoltà. Basta per, basti pensare quanti punti sono stati lasciati negli ultimi 5 minuti dal Pordenone no? partite che sembravano eh, portate in porto Beh, oggi e che io... invece cioè scusa oggi... oggi ero proprio a Pordenone l'ho vista oggi è una partita che il Pordenone ha giocato diciamo bene per le... Per le potenzialità che ha, perché più di così non può fare, diciamo perché c'erano fuori anche giocatori importanti. C'era un'impronta di Rossito secondo te? Vabbè, sicuramente l'aspetto di determinazione e Greta si vedeva che il Pordenone aveva qualcosa in più oggi, perché a differenza delle altre partite, io il Pordenone l'ho visto tantissime partite. Se la qualità non è celsa, oggi la determinazione c'era. Quindi partendo da questo presupposto qua. Con il cambiamento di qualche giocatore, penso che il Pordenone abbia ancora le chance. Ne ha sempre di meno, ma secondo, ma a mio avviso. Ne ha ancora, insomma, è gennaio. No? gennaio Capisci subito se sul è, mercato c'è ancora, c'è poco tempo, ma ce n'è ancora. ancora Beh, vero, diciamo vero. che nelle, nella seconda parte del campionato, in un girone a 20-19 partite, bisogna fare 44-45 punti no? per salvarsi verosimilmente. Ma la cosa è che mi duole veramente, pensare come 5 mesi fa parlava, raccontavamo un Pordenone che aveva vinto benissimo il, il campionato, che aveva vinto lo scudetto. E, e adesso siamo qui a raccontarci di un Pordenone che fa fatica, ma tanta fatica. Eh sì, è sì, un vero sì, è peccato. Cambiato, è cambiato il mondo. No? Eh, no, ma tema. è che adesso, cioè, a gennaio si può cambiare squadra, cioè si possono fare certi cambiamenti. Ma io, cioè, proprio come ho detto prima, capisco l'Ovisa che sia arrabbiato perché col, col, cioè, con l'impegno che, che dà certo. e con tutto quello che investe... Non può trovarsi in questa situazione qua il Pordone, perché a livello societario, una, cioè, diciamo che è una società solida, seria, ci sono delle realtà nettamente in più grossa difficoltà che stanno facendo meglio. Ma i, de, I giocatori, tu dici, è colpa dei giocatori? Eh, diciamo, i giocatori, eh, lo Visa non ha fatto la squadra. Quindi... Ok, vai, hai detto <ride> un'altra cosa adesso. È colpa di chi ha scelto il giocatore. Beh, insomma, In è un, eh. Diciamo che è un insieme di cose. Okay. ma c'è ancora il tempo per, per recuperare noi abbiamo un minuto di tempo e in un minuto non risolviamo i problemi del Pordenone chiacchierando, li risolverà Lovisa andando sul mercato De Blasi, quindi lei va in Sicilia, ci vediamo Beh, ci vediamo metodo. prima di Natale sicuramente ah sì, ok, se no per la Coppa Italia non mancheremo, no? voglio augurarmi sì, assolutamente eh, io ci sarò, noi ci saremo come, come sempre, come tutti poi non so chiedermi dove come, ma ci sarò ci eh, saremo molto bene Antonino De Blasi, grazie, ciao, grazie e Massimo Taffarelli, a tutti. Grazie. grazie a voi. Ci vediamo ogni domenica, come avete visto, su Free a tutto campo. Il calcio dilettante Vi aspetto per l'ultima giornata dei dilettanti, l'ultima giornata del girone di andata. Alla prossima, ciao.